Ok ragazzi, adesso proseguiamo in maniera seria e prima di andare a San Gimignano vorrei fare una cosa che è di vitale importanza, visto anche la quantità di denaro che abbiamo, ovvero finire di restaurare la villa. Praticamente mi ci ha voluto pochissimo perché sono passate pochissime missioni da quando abbiamo iniziato a ristrutturarla, però ho fatto un gran lavoro di ricerca, di tesori, di tutto quanto, e allora con i soldi messi da parte manca solo il mercante d'arte e la banca per finire di restaurare completamente al 100% la villa Auditore. Infatti adesso usciamo più 30.000 di valore e possiamo considerarsi fatta la villa restaurata al 100%. Infatti non c'è neanche più una ragnatela, una finestra rotta, c'è tutto il prato, tutto quanto adesso è come dovrebbe essere. Diamogli anche un ultimo sguardo perché cioè, è veramente bella. Ah, e mi dimenticavo, prima di andare a fare quello che dobbiamo fare, di depositare le statuette che ho recuperato poco fa. Non ho fatto il tutorial, tanto sono tutte a Monteriggioni, ci sono tantissimi tutorial che le fanno vedere. Sono 8. Ed hanno 2000 fiorini, ok. 2x4, 8.000 fiorini che ci intaschiamo. Cioè, insomma, sputateci sopra. Stiamo cominciando a fare soldi. Ovviamente ne dobbiamo fare ancora parecchi, perché, insomma, siamo forse al 20-30% della storia. E però rendita su rendita, poi vedrete come queste cose fruttano, ma frutteranno tantissimo. Intanto devo curarmi e riparare l'armatura prima di andare a fare quello che state leggendo nel titolo. Tanto sarà una cosa molto veloce, infatti abbiamo già finito. Beh, 8.000 li abbiamo fatti. Sputateci sopra, 36.646. E allora andiamo dal fabbro, poi dal dottore e poi anche magari a comprare qualcosina che possiamo poi mettere nella collezione, anche perché poi vi faccio vedere le statistiche. E per la ristrutturazione della villa non è solo sufficiente pagare l'architetto, ma ci sono anche tantissime altre cose da fare, tra cui per esempio le piume che sto raccogliendo. Fabbro, tanto ripariamo tutto. Andiamo dal dottore. Ricordo che qua c'è uno sconto abbastanza importante su tutte le provviste, su tutte le cose. Quindi è consigliabile fare acquisti a Monteriggioni. Ho fatto quel che potevo, ma in futuro state fuori dai guai. Adesso il mercante d'arte, vi faccio ancora vedere che abbiamo comprato tutto. Per un altro giorno. Accessorio, magari non li... Dal sarto non abbiamo niente da fare, anche se poi controllerò meglio. Ah, vi volevo dire che ho preso gli abiti di Altair perché mi garbavano un casino. E vediamo cosa ci possono dare qui. Corazza. Ok, noi praticamente credo che usiamo questo. Ecco fatto, messere. Parlate di me ai vostri amici. Per quanto riguarda... Aspettate. Ah, ok, c'è il piccone, fantastico. Adesso voglio leggere le statistiche a modo. Tanto ho sbloccato un casino di armi a Villa Duitore. Un po' disorganizzato, ma... Più 3040, non sono tantissimi, però vedrete che nel tempo poi fruttano un casino. Allora, opzioni c'è da andare, statistiche, villa, 74% di completamento, insomma. 100% restauri, 100% botteghe, 40% collezioni, 40% armamento. Collezioni e armamento vuol dire quadri e armature, armi, eccetera, eccetera. Non siate timidi. Su quello c'è da lavorarci ancora un po', però manca... Non manca tanto, ovviamente, nella collezione. Sono comprese anche le piume. Quindi adesso ce ne andiamo tranquillamente a San Gimignano. Porta sempre sud. E apriremo come da titolo con la tomba dell'assassino. Non con le missioni, perché non con le missioni, ma con la tomba dell'assassino.
Ok, allora la tomba dell'assassino è esattamente qui. Sarà piuttosto rognosa e impegnativa, sapete? Poi ovviamente ve lo dico già adesso, le missioni secondarie le faremo, non vi preoccupate. So che me le state già chiedendo, però le faremo. Le missioni secondarie le faremo punto a fare prima della fine della storia. Così una volta che finisce la storia, ragazzi, finisce veramente tutto. E magari ci lasciamo quello che manca dopo proprio per le sviste. Ma credo che riuscirò ormai, tutte le volte che l'ho giocato sto gioco, a completare tutto. Scusate, non volevo disturbarvi, perché so che poi mi mettete le mani addosso. E andiamo al palazzo comunale di San Gimignano per, appunto, accedere alla tomba dell'assassino. Il segreto di Torre Grossa, il calciatore del Pisa, palesemente. Poi non so quando uscirà questo video, se ancora giocherà nel Pisa oppure no, però quello non c'è dato saperlo. Ok, credo che innanzitutto bisogni tuffarsi. O forse no. Ok, fatemi fare mente locale un secondo. Un secondo solo. Ok. Ci sta. Ah sì, beh, ricordo. Adesso mi si sbloccano i ricordi. Piano piano. Esce dalla cantina. Beh, forse è facile. No, dai, facilissimo. Ci si fa. Ma chi è che mi rompe il cazzo? È il mio giorno di riposo, eh? Approximately 10 hours later. Non lo vedo più! E qua c'è da correre. Sì, ogni tanto mi chiamano. Va bene. Sono qui, fratello! Anch'io sono qui. Chiappami, forza. Ma dove? Maledizioni! Oh cazzo, sono nella merda. Dove sarà a finire? Eccolo, presto, prendiamolo! Ma dov'è? Maledizione! Là, svelti! Liscio! Non lo vedo. Laggiù, eccolo! Addosso! Addosso! Però devi contrastare. Ops, ma com'è che mi pigliate mai? Ora che ho detto mi pigliano per forza. Lo vedo! Come preferisci morire? Va bene, adesso vi faccio tutti fuori. Boh! Allora, è un po' scomodo il piccone, però poi quando picchia, eh. Ops. Vabbè, praticamente fa le stesse mosse della spada, per quello è fastidioso, però alla fine è una buonissima arma. Ok, adesso ci ho fatto mente locale. E l'uscita è laggiù. Significa che ci si arriva da là. Ok, rifacciamo il percorso da capo un secondo. E qua mi trovo parecchio in difficoltà.
State a vedere che poi gira e rigira li potevo evitare loro, eh. Però mi sono fatto qualche kill in più. Non si butta di certo via. Aiuto. Ok, ce l'ho, ce l'ho. Non è esattamente lì fra che devi andare. Spoiler. E ci riva. Giustamente, no? Che fai, non ci rivai? Ovvio che ci rivai. Bravo, bimbo mio, bravo. Dimostrazione che loro li potevo evitare. Ah, vabbè, oh. C'è un tesorino qui, qualcosa? Sono rimasto con 1385, sono povero come la merda. Però ripeto, soldi ben investiti. Basta, ti ammazzo. Ti ammazzo. Frasi invecchiate male. Oh beh. Oh beh. Qua ci sono i bruti. E la vedo molto grigia. La vedo molto molto bella qui, sapete? Ma a noi ci si farà, non vi preoccupate. Quel mantello. Là! Ma dov'è? Maledizione! Eccolo! Qua forse non mi prendono. Forse. Spero tu abbia chiesto perdono a Dio. A chi devo chiedere perdono, scusa? Non si libererà di lui. Qualcosa non va. Presto, sì, lo sto perdendo! Lo sto perdendo! Via di mezzo! Laggiù, eccolo! Addosso! Ops! Come ti sono scappato! E dai, cos'assi! Bello! Bellissimo! Bellissimo! Più veloce! Questa mossa mi è piaciuta troppo! Troppo troppo! Vabbè, ma non serve che ti uccida. Sinceramente non serve. Fate largo alle guardie! Non mi dire che mi butti giù da lì perché non ci credo. Oh me, ok, ok, va bene, va bene. C'è da combattere, combatteremo. Prima potevo non combattere, mi è toccato combattere lo stesso. Non può difendersi da ogni lato. No, non può difendersi, no. Ricordate la vigia, ragazzi. Riproviamoci. Ops. C'è anche... ce n'è anche per te, eh. Meno male che eri un bruto, difficile da battere. È cascato come una pera cotta, zì. Quindi anche quello suo è morto, per forza. Esatto, esatto. Era lì fermo come un coglione. È bastato un colpo. Beh, non male, eh. Niente male. Va detto. Però da uno così mi aspettavo una reattività un pochino più reattiva. Invece, niente.
ci ha lasciati così. Mi ricorda? Là! Non ci sfuggirai! Ok, anche te le vuoi prendere. Boom! Mi piace perché questa missione qua ti può devi andare sempre più in alto, sempre, sempre più in alto. Tipo quasi si casca. Tipo raga, quasi si casca. È la fine. Perfetto. Ok, piccola sosta, piccolo pit stop qui. E poi ripartiamo. Ormai quelli che sono rimasti fanno sempre 2,50. Che poi non è male, eh. A post. Ah, qua comincia la salita seria. Alla faccia. Alla faccissima. Della salita che ci abbiamo da fare. I miei ordini là, addosso. Ma dove? Addosso vai, comincia. Non lo vedo. Dov'è? Là! Se si fa così, sai. Un altro ragazzo. Lasciatemi, subito! No, non ti lascio. Avanti! Addosso! Se si fa così. Oh. Boom. Arrivederci. Anche qua potevo tranquillamente evitarlo, ma vabbè. Praticamente io ho 23 anni di scelte sbagliate nella mia vita. Possiamo riassumerla così. Di ansia e scelte sbagliate. Laggiù, eh? Hai provato! Anche tu farei ovviamente la stessa fine, perché a me piace fare... essere proprio masochista con persone come te. Lasciatemi andare. Eccolo, presto, prendiamolo. No. Prendetelo. No. Sì. Sì, invece. Qua è stato... è stata la mia abilità nel premere cerchio in maniera abbastanza repentina. Adesso zi me la paghi. Adesso zi me la pagherai amarissima. Perché io ci gioco molto con voi, ma se voi non giocate con me... io gioco ad uccidervi, ma se voi non giocate a morire... dopo morite male. Perché morite male adesso. Laggiù, eccolo! Io ci riprovo, ti riporto laggiù. Datemi alla larga. Cosa ti devo stare io? Piano piano. Tu vai. Giù. Non ci va giù. Vai. E stavo per ricadere un'altra volta. Fantastico. Vabbè. Fatto sta. Ce ne siamo liberati in una maniera abbastanza divertente, perché avrei potuto ucciderlo tipo così alla sprovvista, ma non sapeva di nulla e quindi ho dovuto rendere il tutto più teatrale, mi pare anche giusto. Anyways, dovremmo rimasti qui. Tuk, 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 tuk.
Salto indietro? Salto indietro, sì. Ha funzionato. Ed eccoci qui, signori. Apri il sarcofago, ma prima... prima c'è i tesorini, eh. Dovete dare qualche soldino per essere arrivato fin qui. Scusate se è poco. Di solito sono sempre tre, infatti. E andiamo. Andiamo così, ragazzi. Altro sigillo preso. Adesso manca quello di Forlì. O i due di Forlì. E i due di Venezia, una cosa così. By the way, ce ne andiamo. Sì, però ci metterà una vita a caricare. Come sei bello, Ezio, negli abiti di Altair. E niente, la tomba dell'assassino finisce qui. È stata divertente, eh? Mica eravate un casino. Molto divertente. Cioè, più divertente questa missione di tutti gli Assassin's Creed nuovi. Fantastico. E così ce ne andiamo.